Buongiorno allievi, oggi vi propongo un'attività integrativa nella nostra didattica a distanza per diventare dei bravi disegnatori. Allora, come è una tecnica che io chiamo linea continua, in che cosa consiste? Nel divertirsi nel fare lo scarabocchio, quindi lo scarabocchio. Quello che ci è sempre stato detto, no, non devi scarabocchiare. Ecco, no, io oggi vi dico, devi scarabocchiare. Questa tecnica, linea continua, è utilizzata da tutti i disegnatori, ok? E ha una serie di vantaggi. Allora, il primo vantaggio che si ottiene sperimentando la tecnica dello scarabocchio, quindi la tecnica della linea continua, è quella che la mano diventa molto, molto agile nel disegnare, quindi veloce. Secondo punto, si diventa appunto molto veloci nel disegnare. Terza cosa, la mano apprende a essere sensibile nel disegno, quindi disegnare più con un segno grafico, più espressivo. Solitamente chi si dedica molto alla linea continua, alla fine evidenzia, fa emergere il proprio stile di disegno, la propria mano, quando si dice è la mano dell'artista, è proprio sperimentando questa tipologia di tecnica. Allora, io qui vi ho messo una serie di esempi che ho trovato su Pinterest, ce ne sono tantissimi, per poter trovare questa tipologia di disegno, quindi dello scarabocchio. Chiaramente noi dobbiamo provare a adottare questa tecnica utilizzando sul corpo umano, quindi disegnando sul corpo umano. Basta che mettete questo ink, disegno a inchiostro su Pinterest, e troverete questa serie di immagini, ok? Io ne ho trovate alcune. Come si applica la tecnica del disegno cieco? Allora, come vedete qui, c'è una penna, un pennarello, ma anche ovviamente le matite. Allora, prima di farvi vedere che cosa vi chiedo di realizzare, non vi preoccupate, è una cosa per iniziare molto semplice, quasi meccanica, serve soltanto a capire la tecnica e a capire come andare e dove andare a scarabocchiare, ok? La figura umana. Andiamo a vedere quali sono le tecniche, cioè diciamo le regole di base. Allora, le regole di base sono queste 5. Vediamole insieme. Allora, innanzitutto bisogna disegnare senza mai staccare la punta della matita o della penna. Quindi linea continua significa che tutto il disegno è un'unica linea senza mai staccare la linea, ok? Quindi appunto viene fuori uno scarabocchio. Non si può cancellare, non dovete cancellare assolutamente, è vietatissimo cancellare perché noi dobbiamo proprio ottenere un effetto scarabocchio. La cosa principale è dosare bene la forza per ottenere un tratto leggero o anche pesante, quindi un tratto molto leggero o un tratto molto pesante. Questo serve appunto a rendere la mano sensibile e finalmente sfruttare la matita con tutte le sue potenzialità. Nello scarabocchiare devi farti guidare dalle ombre, quindi dove tu vedi nero nell'immagine, chiaramente dobbiamo avere una immagine di riferimento, dove vedi nero deve diventare nero, quindi scarabocchia molto forte, molto intensamente. Non tratteggiare nelle zone di luce, quindi se invece c'è una zona di luce, quindi un punto di luce, deve rimanere bianco, non puoi passarci con la penna o con la matita, altrimenti crei un chiaroscuro. Ok? Semplice. Queste 5 regole. Un attimo che questo lo tolgo, ne rimetto un'altra. Eccola qui. Bene, allora ci siamo. Quali sono i materiali che dovete utilizzare per fare questa tecnica, cioè per fare questo esercizio? Allora, prima di tutto serve il nostro libro di arte, una penna, una matita
4B e una penna inchiostro, un pennarello. Poi delle foglie di carta lucida, ok? Perché per iniziare adotteremo, diciamo, una via indiretta, quindi non ci dobbiamo preoccupare di andare a trovare le proporzioni giuste, ma semplicemente dobbiamo scarabocchiare su un'immagine. Vi faccio vedere come. Un attimo che metto anche qui il video, eccolo qua. Allora, vi faccio un esempio, adottando però, adesso lo faccio virtualmente. Allora, poi vi metterò invece un altro video dove concretamente vi faccio vedere come si fa. Ho preso un'immagine, l'immagine del nostro Davide del Verrocchio che abbiamo anche disegnato in classe, ok? Quindi ho preso un'immagine, immaginate che questa è un'immagine del nostro libro. E metto sopra questa immagine un foglio di carta lucida e poi inizio a scarabocchiare. Quindi dove io vedo nero, inizio a scarabocchiarci sopra. Ok, non mi devo tanto preoccupare di quello che esce fuori. Ma in un modo molto espressivo e anche estremamente veloce vado a creare il contorno della mia figura. Ok? Vedete, io adesso sto scarabocchiando, forse non vedete, guarda, esco fuori per farvi vedere che cosa sto facendo, l'ho fatto volutamente quello scarabocchio per farvi vedere dove sto andando a tratteggiare. Ok? Dice professore, ma ci fa scarabocchiare? Sì, dovete scarabocchiare. L'esercizio è proprio questo. Ok? Quindi andate a scarabocchiare e vediamo adesso che cosa è uscito fuori. Allora, immaginate che adesso sto adottando adesso lo sto facendo in digitale, ma voi avete sopra messo sull'immagine del libro che scegliete voi, vi do soltanto alcune indicazioni, ma andate per esempio a prendere le pagine dell'arte della scultura greca dove ci sono delle figure umane tipo il Laocoonte o la Venere di Milo o anche il Discobolo o i bronzi di Riace. Eccola qui, guardate, eccola qua. Ecco lo scarabocchio che è uscito fuori. Quindi questo dovete ottenerlo con il foglio di carta lucida. Ok? Allora, mi raccomando, non dovete staccare mai la penna. Ok? Allora, questo è l'esercizio. Adesso vi metterò anche un ulteriore video dove concretamente lo faccio insieme a voi con la carta lucida. Divertitevi con la linea continua. Vi ricordo, serve a rendere la nostra mano agile nel disegno, serve a sperimentare anche, rendere più sensibile il nostro chiaroscuro e velocizzare la nostra tecnica di disegno. Quindi è fondamentale nel copiare davvero avere quest'ulteriore strumento nel nostro zainetto del disegnatore. Ok, allora vi saluto dal professor Nava.